Le piace il cinema espressionista tedesco? Io è il grande amore della mia vita e voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Kabinett del Dr. Caligari. Caligari! Ciao ragazzi, bentornati. L'intro che ho messo, quella di Fantozzi, non l'ho messa a caso, perché il film di cui vi vado a parlare, ovvero Babadook, che è uscito il 15 di luglio, quindi qualche giorno fa, attinge molto da quel tipo di cinema, ovvero dal cinema espressionista tedesco. In pratica cosa è successo? Che questa attrice, perché lei era attrice di nome Jennifer Kent, aveva fatto un cortometraggio che aveva messo online. Questo cortometraggio è piaciuto talmente tanto che le hanno dato poi i fondi per farne un lungometraggio, quindi per svilupparlo a lungometraggio. E questo film di che cosa parla? Parla praticamente di una madre e un figlio che hanno un rapporto molto burrascoso, perché praticamente quando la madre era incinta del bambino e stava per andare a partorire, ha fatto un incidente in macchina e il marito, che la stava accompagnando all'ospedale, è morto. Quindi lei convive con questo senso di colpa e non solo. Praticamente al bambino non è concesso di festeggiare il compleanno nel suo giorno, perché collima col giorno in cui è morto anche il marito. Quindi lei ha proprio questo complesso, poi ha una vita un po' burrascosa perché il lavoro che fa non la soddisfa, perché lei comunque cura gli anziani che non la guardano nemmeno troppo di striscio, non la vedono nemmeno troppo bene, ha dei parenti che sono veramente delle serpi, non le danno una mano manco a morire. Questo bambino è un rompipalle allucinante, che verrebbe proprio voglia di strozzarlo, però è anche comprensibile perché poverino, crescendo con la madre che ha questi problemi e il fatto che non può festeggiare il compleanno, insomma è chiaro che questo bambino poverino sia complessato e che abbia questi problemi e che sia così iperattivo, no? E quindi cosa succede? Succede che nel momento in cui arrivano più o meno al culmine del loro rapporto incrinato, dove c'è la madre che non riesce proprio a tenere fermo sto bambino, compare un libro. Lei questo libro lo usa per raccontarle una storia prima di andare a dormire, e questo libro però parla di un mostro, questo Babadook, che sarebbe poi il classico uomo nero, no? E nel libro legge che questo uomo nero, se entra in casa, praticamente prende lei, poi prende anche il bambino, insomma dice che praticamente ci sarebbe un epilogo nefasto se questo mostro riesce ad entrare. E a un certo punto questo mostro si palesa, effettivamente entra in casa e poi, vabbè, chiaramente si sviluppa la trama che non vado a raccontare, e alla fine ci sarà un finale, diciamo, a sorpresa, cioè non convenzionale per un horror, anche perché infatti non lo definirei proprio horror, diciamo più forse un thriller psicologico, ecco. Però ora, detto così, sembra una trama banalissima e anche inflazionata, effettivamente. Però il bello del film qual è? È il suo stile e il fatto è che sia un'enorme allegoria, cioè un'allegoria del male che noi abbiamo dentro, che dobbiamo riuscire a non a sconfiggere ma a domare. Cioè praticamente il film ci insegna che la nostra parte negativa interiore è imbattibile, però è domabile. E come dicevo prima, il film lo fa utilizzando, cioè attingendo a piene mani dall'espressionismo tedesco. Nella fattispecie Jennifer Kent cita molto Murnau, perché Murnau era famoso per essere riuscito a mettere insieme due stili completamente all'antitesi, ovvero il Kammerspiel e l'espressionismo vero e proprio, ovvero il girare in ambienti chiusi, avvicinando molto gli attori, facendo molta introspezione, per poi con riprese anche aperte, quindi anche molto poi espressioniste, anche a livello di volti. Lo stesso Babadook, questo mostro, è preso pari pari, cioè proprio copia e incollato dal Fantasma del Castello, che è un film che tra l'altro è
è andato perduto, quindi non se ne può più vedere neanche la pellicola, perché c'è stato un incendio alla Metro-Goldwyn-Mayer nel 1967 che ha distrutto la pellicola, e non si sa poi se qualcuno avrà delle copie, se ritenga gelosamente. Sta di fatto che comunque è stato dichiarato disperso, però abbiamo delle fotografie e si vede proprio che il Babadook è praticamente lui disegnato, cioè questo fantasma del castello disegnato, che aveva poi questa, diciamo, proprio questa smorfia, questo make up proprio fortemente espressionista. E dicevo, anche Jennifer Kent si rifà come Murnau a questo genere, dove praticamente gira tutto in un ambiente molto chiuso, sempre gli stessi ambienti, gli attori sono molto vicini, fa l'introspezione su di loro, però poi lo fa anche con riprese alla Kubrick, cioè allungando molto gli spazi. Non so se vi ricordate le riprese di Kubrick in Shining, del bambino che va sul triciclo, che praticamente allunga molto la ripresa del corridoio, no? Ecco, lì praticamente Jennifer Kent fa la stessa cosa e fa vedere comunque tramite la ripresa le distanze tra i due personaggi, cioè che c'è molta distanza tra di loro, anche se poi in realtà sono vicinissimi, perché sono comunque sempre in una stanza o in cucina, e ho trovato questa cosa qui veramente molto bella e molto artistica. Quindi consiglio vivamente il film, bisogna però vederlo proprio in questa chiave, cioè nella sua chiave artistica, come un'enorme allegoria. Non è un film per quelli che pensano di andare a vedere un horror e avere i salti sulla sedia, oppure vedere splatter, no. Non utilizza nulla di tutto questo, finalmente, quindi anche qualcosa di originale, per fortuna. Ci sono un paio di scene dove la Kent osa anche parecchio, e per essere un esordiente gli faccio appunto i complimenti di questo, perché nemmeno Tarantino, che è un regista affermatissimo, sappiamo che si prende molte licenze, arriva certe volte ad osare tanto, perché comunque si sa che in un periodo storico come questo, dove praticamente c'è buonismo e catechismo praticamente forzato, non si può calcare la mano andando oltre. Invece Jennifer Kent, soprattutto in una scena particolare che non vi spoilerò, lo fa, e considerando che è un esordiente, cioè il suo primo film, che quindi rischiava di rovinarsi proprio la carriera già sul nascere, ha avuto veramente coraggio, e di questo qui bisogna dargliene atto. Quindi consiglio vivamente questo film, andatelo a vedere. E adesso nella seconda parte del video vi spiego, non perché io sia un genio che abbia capito il finale, no? In realtà è quello che ho capito io, più quello che hanno capito altri, che metto nell'insieme e cerco di spiegarvi il finale, perché è molto criptico e molti l'hanno criticato perché non l'hanno capito fondamentalmente, e quindi proverò a spiegarvelo. Comunque guardate il film e divertitevi. Ciao! Eccoci qui. Allora, proverò a spiegarvi Babadook, cioè di che cosa parla effettivamente e perché finisce in una certa maniera. Per arrivarci è anche utile vedere il corto da cui è tratto, sempre della stessa autrice, che si intitola Monster. In questo corto che cosa succede? Che alla fine lei doma diciamo questo mostro e gli dà il latte e lui lo beve. Nel film invece, poi nel lungometraggio, lei gli dà i vermi da mangiare, lo doma comunque ancora e gli dà i vermi da mangiare. È un'allegoria quella, un simbolismo. Il fatto di aver usato i vermi al posto del latte non cambia la sostanza, diciamo che rende un pochettino più articolata l'allegoria, che dopo vado a spiegarvi. Ma nel film si capisce, perché molti dicono: ma il Babadook sarà vero o sarà finto? Allora, nel film non lo spiegano, probabilmente Jennifer Kent voleva instillare il dubbio nello spettatore, ma è proprio comprensibilissimo che il Babadook non esiste, cioè nel film fisicamente non c'è, è una proiezione mentale molto probabilmente della madre. E quando compare il libro, e mi è piaciuta tanto a me questa cosa qui, il libro è praticamente il tramite tra la sua coscienza e la sua coscienza che le parla, e lo fa tramite questo libro. Infatti questo libro compare, lei lo sfoglia nel momento in cui sta raccontando la fiaba al figlio per andare a dormire, che è un momento molto emotivo. Cioè, il genitore che racconta la fiaba al figlio lo fa in un momento molto emozionale, soprattutto per il figlio. Io mi ricordo quando mia mamma mi raccontava le fiabe prima di andare a dormire, era al massimo, cioè il culmine dell'emotività, no? E
se il genitore è pieno di paure, di ansie, è proprio il momento giusto in cui gliele potrebbe passare. E infatti è lì che compare il libro. E il libro praticamente le parla di un epilogo nefasto, e praticamente l'allegoria è: se tu passi le tue paure a tuo figlio, lo perdi, cioè nel senso diventerà come te, no? Infatti poi quando lei cerca di bruciare il libro si autoripara, le bussa addirittura alla porta, e non solo, quando poi lei lo sfoglia e lo vede riparato, perché lei l'aveva poi, prima di bruciarlo, l'aveva anche strappato, le racconta un'altra storia, cioè integra la storia con una cosa ancora più nefasta, e che fa vedere lei che avrebbe ucciso il bambino. Però anche quello penso che sia comunque un'allegoria, non ucciderlo fisicamente, quanto a livello del fatto che lo fai crescere poi con delle ansie, con delle paure, e quindi non vai a formare un adulto, diciamo, completo. Genererai comunque un adulto pieno di paure, che si farà sempre dei problemi nella vita e gli sarà difficile farsi strada. Quindi è anche un messaggio forte a livello educativo, e non è un caso infatti che questo film abbia colpito molto di più le donne che gli uomini. C'è dietro La macchina da presa una donna, e si vede nel messaggio che lancia. Ora, perché alla fine i vermi? Nel corto che lei ha girato, da cui appunto il film è tratto, lei gli dà il latte. Il latte rappresenta comunque l'infanzia, quindi è anche un simbolo di debolezza, perché il bambino è debole. Nel momento in cui lui beve, il mostro beve il latte, è praticamente sempre la sua coscienza che lei praticamente ormai ha dominato, e che è tornata, diciamo, bambina, per quello che beve il latte, no? E diciamo, sono le sue paure da bambina, e le lascia a quel tempo, non è più, non sono più adulte, non sono più paure adulte. E perché i vermi? I vermi rappresentano la stessa cosa, perché sono esseri deboli, sono molli dentro, non hanno spina dorsale, però sono anche creature che alla fine del loro ciclo vitale hanno una rinascita. Hanno una rinascita in qualcosa di migliore, di più stabile. Certo, alcuni diventano scarafaggi e altri diventano farfalle, non è che diventano tutti farfalle, però comunque il loro stadio ultimo è comunque più forte ed è definitivo. Inoltre, siccome il Babadook dice "io ti mangerò in interiora", diciamo che i vermi rappresentano anche le sue interiora, ed è praticamente un simbolo, cioè mangiati pure le mie interiora, però sotto forma di vermi, non le mie vere. Perché l'interiora? Perché quando lo stress, il forte stress, colpisce il nervo vago, va a riflettersi poi sullo stomaco, infatti ci viene la nausea, ci fa venire i conati di vomito. Infatti molti hanno anche criticato la scena dove lei, quando espelle praticamente il suo male, vomita il nero, dicendo che è la solita scoppiazzatura dall'esorcista. No, il fatto è che non c'è nessun altro modo per descrivere il fatto che uno si liberi del proprio male, proprio perché lo stress, il forte stress, va a colpire lo stomaco. Cioè, se l'avesse cagato non avrebbe avuto lo stesso impatto. Quando noi siamo colpiti da forte stress abbiamo l'urto di nausea e l'urto di vomito, no? Quindi ci sta che lei vada a vomitarlo fuori, il suo male. Chiaramente lì poi lo fanno vedere proprio fisicamente che lei lo fa, ma sempre perché comunque il film è un'enorme allegoria, come detto il Babadook non esiste. E infatti Jennifer Kent è bravissima nel non farlo vedere, cioè nel farlo vedere pochissimo. E tra l'altro quando lo fa vedere per la prima volta non segue il principio euclideo, cioè tutte le sue forme sono tutte storpiate. Lì mi è piaciuto perché, tornando al discorso del cinema classico espressionista tedesco, cita molto il gabinetto del dottor Caligari, dove tutte le forme erano proprio tutte, cioè non seguivano i principi euclidei, erano tutte storte della scenografia, e quindi ho apprezzato particolarmente questa cosa. Comunque niente, finisce che lei appunto doma la sua parte negativa, che tra l'altro in tutto il film, essendo comunque sempre la sua coscienza, cerca anche di avvertirla, proprio sempre tramite il libro, gli dice "guarda che finirà così". Chiaramente lì lo mette in chiave come se fosse malvagio, però un vero malvagio non ti viene ad avvertire che cosa ti viene a fare. Lì si capisce invece che è proprio una metafora, cioè un'allegoria proprio del... figura retorica giusta è l'allegoria in quel caso, che le va che le sta parlando, cioè è la sua coscienza che le sta parlando e le sta dicendo "guarda che se tu continui così finirai così".
E quindi poi è bellissima la scena di lei che quando sta praticamente per strangolare il figlio, e lì eravamo tutti quanti ad applaudirle perché questo bambino qui era un rompipalle che non se ne poteva più, il bambino non reagisce, si lascia andare, le fa una carezza, e quando lei capisce che suo figlio la ama e lei ama suo figlio, è lì che sconfigge la sua parte negativa e la sua paura, o meglio, sconfigge la doma. E infatti poi le basta soltanto dire no, qui tu in casa mia tu non entri. Che poi casa sua rappresenta anche il suo corpo, cioè comunque il suo domicilio, il suo interesse, tutto quello che ruota intorno a lei. E una cosa molto bella è anche quando lei vede Babadook a fianco alla vicina. Cioè, ad un certo punto guarda dalla finestra, vede la sua vicina che è a fianco a Babadook è perfettamente domato. Cioè, quindi ognuno ha il suo. E la sua vicina non se ne preoccupa del fatto di averlo a fianco, e lui non è nemmeno ostile nei suoi confronti, perché lei ha già domato il suo male, perché è affetta da Alzheimer. Infatti poi ne parla al bambino, e quando la madre riprende il bambino e dire non chiedere, così dice no, ma non c'è nessun problema. Quindi lei ha accettato la sua condizione, il suo male lo ha già domato, è per quello che lei vede Babadook a fianco a lei che è inoffensivo e lei che non se lo caga di striscio, cioè perché ci convive. Lei invece, Amelia, cioè questa madre, ancora non ci aveva convissuto, e praticamente il film fa vedere la sua lotta con il suo male interiore che alla fine riesce a domare. E tutto quello che si vede nel film, che è disseminato nel film, è tutto allegorico, anche il fatto che lei coltivi le rose nere. Anche le rose nere rappresentano nel linguaggio dei fiori la morte e la rinascita. Quindi lei, come anche i vermi, appunto, che lei alla fine utilizza per dargli da mangiare alla sua parte negativa che ormai ha domato, lei arriva al culmine, alla fine del suo ciclo vitale a livello di stress, e poi rinasce, sboccia. E diventa poi felice. È un film che praticamente fa capire che non siamo felici quando sconfiggiamo la nostra parte negativa, perché c'è impossibile. Se noi cercheremo di sconfiggerla, continueremo sempre a lottare per tutta la vita. Invece dobbiamo accettarla. Accettarla vuol dire domarla, e vuol dire essere più felici, quindi più equilibrati. Quindi questo più o meno è quello che ci ho capito io, e che ci hanno anche capito altri, quindi abbiamo fatto, diciamo, una specie di chat, siamo una specie di consorzio che si è parlato tra di noi e siamo arrivati a questa conclusione. Poi magari arriva Jennifer Kent a dire no, non è vero, volevo fare un finto nightmare, ma non credo comunque, perché si vede che è tutto attinto proprio dall'espressionismo tedesco, ed è una cosa che io ho adorato, perché finalmente c'è un film che si può considerare arte. Il cinema è arte, e ultimamente, negli ultimi anni, questo concetto molti registi sembrano non averlo più in mente, più in testa, e danno in pasto a quello. Non è nemmeno colpa loro, è colpa comunque dell'utente medio, che vuole quello, perché comunque è la domanda in questo caso che genera l'offerta. La clientela vuole quello e loro gli danno in pasto quello, che costa 2 miliardi di dollari. Questo film qui sarà costato 2 cicche, perché è girato in una stanza, in 2 stanze al massimo, sì, ha qualche esterno, però niente di che. E quindi brava Jennifer Kent, spero di vedere presto altri suoi film, per vedere se confermerà questa sua vena artistica che ha messo in questo film. E spero di aver fatto servizio utile, ad aver spiegato il film. Poi ripeto, poi magari abbiamo steccato tutto e non è così, pazienza, ero qui e mi cospargerò il capo di cenere, però vabbè, vi saluto, ciao. E chi è? David Warcraft? Non Graft? Non sento.